Buonasera, buonasera, buonasera a chi è già in chat, buonasera a Mauro Twitch, linguista triestino, ad altre persone che vedo già nell'elenco dei viewers, ma che non mi hanno ancora salutato, vergogna, che non mi... Ciao Clo, proprio a te mi riferivo. Buonasera cari, come state? Io sto bene, ho un leggero buco nello stomaco. Wink wink. Abbiamo fatto la gag. La gag è finita. Stasera. Xing Xing Puff, buon salve anche a lei. Allora, stasera ero. Chi è? Neria D, grazie per il follow. Benvenuto su Unnecessary Pixels. O benvenuta su Unnecessary Pixels. Non so. Stasera dovevo. Ho avuto fame presto. Siccome ero stanchino, non avevo voglia di... In realtà non è che non avevo voglia di cucinare, non avevo voglia di lavare i piatti che devo lavare per quelli di pranzo, devo ancora lavarli. Ho detto, ah, manco, mi ordino un Just Eat. Allora ho ordinato un Just Eat, allora, mi è arrivato Just Eat, ho mangiato presto, ero tutto pronto. Ho detto, va come ho finito presto, adesso preparo tutto e poi magari inizio live mezz'ora prima, così, questi colpi di testa. E poi mi sono perso. E io vi dico che adesso vi racconto questa cosa un po' vergognosa, no? In cosa mi sono perso? Buonasera Magico Bue, c'è posto, venga, venga, cioè, le ho riservato una sedia, l'ho già messa a casa sua, signor Magico Bue. E mi sono perso, ad un certo punto mi sono perso così tanto che anziché essere molto in anticipo, ero molto in ritardo. Ok? E voi potreste chiedervi, Paolo, ma in quale attività interessantissima ti sei perso? In quale incredibile hobby hai catturato la tua attenzione? Quale antro dell'internet sei andato a scoprire per noi? Salve, buonasera, come andate? Tutto bene? Ti sei perso negli Hasbro? No, non mi sono perso negli Hasbro. L'entai? No, non mi sono perso nel l'entai. Non potete mai immaginare in quale antro vergognoso dell'internet mi sono perso. Posso dire che quasi mi vergogno a raccontarvelo. Niente che non si possa raccontare su Twitch, tranquilli. Gattini, no, gattini sarei molto più orgoglioso. Ma ce lo dici, dice Clo. Sì, certo che ve lo dico, ho fatto tutta questa premessa, no, poi non ve lo dico, iniziamo a giocare, eh? No, ve lo dico, dai, su, già faccio queste cose, almeno cantieri stradali in streaming, bella, Magico Bue, peggio, peggio di cantieri stradali in streaming. Ah, vi dico una cosa, mi sono perso su YouTube. Adesso poi arrivo, perché... cosa dicendo? Non mi ricordo più. Vabbè, ho perso il filo. Hai guardato gameplay di Fortnite? No, 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 non ho guardato gameplay di Fortnite. Ho guardato spezzoni. Beh, scusate, faccio la premessa. Questo è durato un'ora abbondante. Ok? Cioè, non è che ho guardato 10 minuti di, che non mi vergognerei, ho guardato più di un'ora di spezzoni dell'edizione americana di Ok, il prezzo è giusto. Adesso lascio che si sedimenti un momento questa macasma. Buonasera. Oh, io devo andare. Ho detto che era una roba vergognosa. Che peraltro, questa cosa ve la racconto anche perché ho trovato estremamente interessante. Perché c'è della roba. Allora, in italiano, al di fuori del giochino che è il prezzo giusto che se ne è fatta, no? Ero più interessato a guardare quanto valeva la roba che facevano vedere. Ok?
Ma recente d'epoca, no, d'epoca, 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 Magico Buio, tutta roba d'epoca, tutta roba super d'epoca, anni 70, 80, no? Ed è molto curioso vedere della roba quanto costava allora rispetto a qual è il valore percepito oggi. Per esempio, i supplementi vitaminici, quelle robe lì, sono saliti un sacco di prezzo, una volta costavano meno. Chissà le chicche, sì, ma esattamente. Purtroppo tanti spezzoni sono di gente che vince macchine, quindi meno interessanti. Dovrei approfondire, cercare le cose gli oggetti più quotidiani, ma le cose che vendevano i camini finti, capito? Una moto da neve, come si chiamano? Che mi chiedo cosa te ne faceva. Tieni, hai vinto una moto da neve. Con dove me la metto una moto da neve, dai. No, e quelle robe lì così che mi sono detto perché. Poi usava, vabbè, a parte le gaffe dell'omino che ha detto: ah, una sergente dell'esercito, proprio il premio giusto per te, pa, l'aspirapolvere. E si è fermato perché non intendevo quello. Aspettate un momento, arriva adesso il premio dopo che. Dopo c'è il premio che intendevo. Questo momento di. Però tutte cose che adesso alcune valgono più o meno la stessa roba, no? Cioè la piastra, la bistecchiera per fare anche i toast che ho comprato l'altro giorno, più o meno costava uguale negli anni 80, no? E è curioso, non c'è stato il mercato della bistecchiera, è un mercato stabile dagli anni 80 a oggi, no? Il valore percepito della bistecchiera è uguale. E così era. Momenti di verità. Esattamente. Sì, tu sfociati tutti in uno studio sociale. Esattamente. Sì, se no non avrei guardato un'ora e rotti di. Buonasera, Vashwix. C'è scaduto i prezzi? No, non c'è neanche. Ammetto che non ci ho neanche provato. Non, la parte ludica di ok, il prezzo giusto, l'ho vissuta in diretta con Iva Zanicchi quando ero piccolo e ha perso il suo interesse già allora. Ho guardato le ispezioni della versione bulgara di tale e quale. Sai che non so neanche cosa sia tale e quale in Italia? Pensa alla sua versione bulgara. Ogni tanto capita anche a me di fare cose del genere. Sì, no, poi YouTube è terribile. Io diciamo, con un'amica facciamo un gioco su YouTube, un gioco musicale su YouTube, che si parte da una canzone. Una sceglie una canzone e poi si naviga per consigliati di YouTube di canzoni per arrivare o ad un'altra canzone oppure alla stessa canzone passando da molto lontano. No, e si finisce poi, quando fai quelle robe lì, YouTube inizia a proporti i pinguini, le robe più a caso. A un certo punto YouTube ha cercato di distogliermi proponendomi, non lo so, roba di Favij, no? Smetti di guardare questa roba qui. E invece non ci è riuscito. Una sera ho visto per ore spezzoni della versione francese di Paroliamo, un'altra cosa che non so cosa sia. Io ti assicuro, citate dei programmi che. Cos'è Paroliamo? Neria, almeno Neria, anche tu hai il mio stesso problema di non sapere cos'è Paroliamo. Almeno quello, non so io. Allora, stasera iniziamo un gioco nuovo che in teoria, se siamo bravi, iniziamo e finiamo. Io dubito perché ci perderemo, però in due live dovremmo finirlo. Ok? Ma dai, io ho un Paroliamo con le carte preso con l'abbonamento di Topolino nel secolo scorso. Cos'è Paroliamo? Voglio una spiegazione di cos'è Paroliamo. Era un programma che da noi andava in onda negli anni 80, che in altri paesi fanno ancora. In pratica vengono estratte 10 lettere a caso e i due concorrenti si sfidano a comporre la parola più lunga con quelle lettere. Una specie di scarabeo ma lineare, ok. Immaginavo fosse una roba tipo scarabeo, non volevo dirlo, ma
Immaginavo fosse un gioco a premi con delle parole, ecco. Era... La mia ipotesi sarebbe stata un po' quella, diciamo. Sì, ma senza gli incroci, ok. Chi lo presentava in Italia? Perché anni 80 vuol dire che io ne ho anche... Cioè, è passato dagli anni in cui io ero vivo e televisivamente fruente. Chi mi ricorda ancora Ok il prezzo è giusto quando lo presentava Gigi Sabani, eh? Voi sapete che Ok il prezzo è giusto lo presentava Gigi Sabani prima di Eva Zanicchi. Lo presentava Marco Danè. Chi cazzo è Marco Danè? Mi è fatto venire in mente Andrea Giordana, non so perché. L'esistenza proprio di Andrea Giordana. Un altro personaggio della televisione che se non avete almeno 40 anni probabilmente non sapete chi cacchio sia Andrea Giordana. Marco Danè, io cerco una foto di Marco Danè perché voglio vedere che faccia c'ha. Enzo Sampo o Frissi, mi ricordo di Sabani, che hai preso giusto perché tu sei anche tu sei anzianotto. Marco Danè, io non ho mai visto quest'uomo in vita mia. Che paroliamo, magari lo studio mi dice qualcosa. No. Ah. No. Ah, no. Ma io credo di avere addirittura il board game di paroliamo. Il board game invece mi suona familiare. Sì, che va la clessidra, che non era una clessidra che stava da sola, ma va la clessidra su un blister di cartone che tu dovevi infilare nello slot della basetta. Me lo ricordo. Prima di arrivare alla Curia di Corrado, forse è meglio fermarci dopo la Curia di Corrado di Andrea Giordana. Fece conduceva tandem con Marco Danè, in un cinema distante. Ciao, Claude White. Mi ricordo il gioco di scatola di Paroliamo, l'ho posseduto, non so se esiste ancora da qualche parte nel mio in campagna, ma ho posseduto questo gioco. Vabbè, salutiamo Andrea Giordana, che sarà morto, credo, nel frattempo. Non dico ci segue sempre, forse da dove Andrea? Andrea Giordana. Andrea Giordana. No, sta bene, ha 74 anni, è nato nel 46, è apparso in 14 film, 29 television e 35 opera teatro. Va bene, prendiamo informazione, prendiamo atto del fatto che Andrea Giordana è vivo e sta bene. C'erano tre edizioni, io quella azzurra, mi chiede adesso non mi ricordo quale ho io. Io non ho ancora il paroliamo, solo la scatola con le lettere. C'erano tre edizioni, io quella azzurra. C'è la confezione blocchi clessidra, solo il coso da agitare, diciamo. Ah, perché c'era la versione, no, io quella con le carte, avevo quella con le carte. Vabbè, abbiamo. Io volevo dire un'altra cosa intelligente stasera, al di fuori dei vecchi show televisivi degli anni 80. Ma a quanto pare stasera si parla di show televisivi degli anni 80, volete che vi dica, non... Va bene così, giusto? Ma io su quello che giocava a Fall Guys non pensa mai a dire Banzai, pensa ai giochi senza frontiere. Perché quello non era paroliere, era il paroliere, quello che dice Vashwix. E
Esatto, anch'io mi ricordo quella roba lì. Io mi ricordo Giochi senza frontiere, Fall Guys, ancora Giochi senza frontiere con Josh Lang che presentava. Quindi parole se ne intende enigmista. Giusto, di vista che te li intendi, di parole. Allora, i giudici di Giochi senza frontiere? No, Mashfix. I giudici di Giochi senza frontiere era Denis. Tu stai confondendo con Mai dire Banzai. Giochi senza frontiere, che ricordi? Hai visto? Noi ci trovavamo tutti assieme a guardarlo quando eravamo bambini. Tutti assieme. A casa di un amico il cui papà guardava con noi Giochi senza frontiere, suppongo sperando di farci appassionare allo sport e avere qualcuno con cui guardare le Olimpiadi. E noi guardavamo poi con lui anche le Olimpiadi. Un, due, trois. Esatto. Esattamente. Un, due, trois. Erano loro, ma dai. Non me lo ricordavo questa cosa. Il gioco televisivo è una cosa che è lentamente è morta. Lentamente è morta sempre di più. È uno specchio dei tempi, è la morte del gioco televisivo. Ciao Landone, ben arrivato. Ermocrate, buonasera. Saluto anche lei che mi noto adesso che scrive. E a proposito, guarda, faccio un collegamento così, pa, che poi il remake che hanno fatto mi ha fatto solo tristezza. Sì, no, ci sono delle cose che vivono in un momento storico e poi non riesci più a farle vivere in nessun modo, né direttamente né per ispirazione. Una cosa che è nota nell'ambiente televisivo, è nota che è nata, vissuta e non riescono a rifare neanche se vogliono e vorrebbero, vorrebbero. Cioè una cosa che se hai l'idea giusta, tre televisioni ti tirano dei soldi dietro per comprartela. È colpo grosso. Colpo grosso. Caron, buonasera. Riesco a trovare Google, la foto della scatola di Paroliamo che ho io. Complotto. Sei già impossibile al giorno d'oggi. Sono d'accordo, ma non per quello che fai vedere. Quello che fai vedere è irrilevante. L'idea del gioco erotico per la tarda notte che funzioni ora, non sono riusciti ancora a trovarla. La stanno cercando da anni. Da anni. La stanno cercando. Comunque, collegatemi a qualcosa che ho detto che la morte del gioco televisivo è specchio dei tempi, perché sono cose che riflettono una società, no? Poi non so dirvi di cosa, perché non sono un analista della società e della televisione nella società, quindi non so dirvi cosa vuol dire il fatto che siano morti i giochi televisivi. Tu ci dici Social Justice Warrior, ma no, figurati. Social Justice Warrior con una cosa erotica non ha nessun problema, Bashwix. Il problema è l'oggettificazione delle donne fuori dall'ambito erotico. Nell'ambito erotico c'è mica niente di male. Non è che i Social Justice Warrior non vogliono che tu abbia delle fantasie porno. Non ne frega niente delle tue fantasie porno ai Social Justice Warrior. Vogliono che tu non le abbia se c'è una pubblicità della barretta Kinder, che è un'altra cosa, ma se c'è la pubblicità del vibratore puoi essere suggestivo quanto vuoi. Capito? Cioè, e quella è la diversità. Non c'è niente di male con l'erotismo. Tutte le femministe trombano e hanno pulsioni sessuali come tutti gli altri, eh. Non è che non vogliono loro. È che il contesto è la cosa importante. Non ovunque, nella pubblicità del silicone, tanto per fare un esempio, o delle bare taffo.
È una cosa diversa. Capito? Colpo grosso era stata un'intenzione geniale per l'epoca, televisivamente parlando, assolutamente sì, enigmista. No, guarda, che io sono d'accordissimo, però secondo me verrebbe visto male. Ma figurati, assolutamente. Difatti, le social justice warriors non si battono contro il porno, si battono per fare anche del porno che possa piacere anche a un altro target, che è diverso, è un problema differente. Non è quello che c'è sbagliato, come diceva, vabbè, lascialo lì. Poi, al di fuori di mettere le condizioni di lavoro corrette, eccetera, eccetera. No. Vabbè, la critica illogica è trovi a qualsiasi cosa, no? Poi non dar retta agli idioti, cioè in qualunque ambito ci sono gli idioti, non badiamoci, badiamo a quelli. Allora, dicevo, partendo da quella cosa che ho detto sui giochi, sull'assenza di giochi in televisione, sono uno specchio della società. Stasera facciamo un'avventura grafica. È un po' che volevo farla. Poi nel mio slot in cui metto le avventure grafiche è uscito di tutto e abbiamo fatto tutt'altro. E quindi era qui che aspettava, capito? Anche perché l'avventura grafica breve, che mi dice che 2-4 ore dovrebbe essere, 2 se vai dritto, 4 se esplori. Quindi un'avventura che ce la caviamo in 1-2 serate, sviluppata nell'Europa dell'Est, ok? Non ho guardato onestamente perché esattamente dove, perché mi sono sentito un po' in colpa a scrivere Europa dell'Est e non dirvi dove. Quindi adesso vado a cercarlo. Allora, vediamo un po' perché c'è questo website che mi dirà di dove sono. Quello che volevo dire era che una cosa interessante è che se noi guardiamo alle produzioni dividendole grosso modo per regioni di provenienza, ok? Ucraina, sviluppata in Ucraina da un signore, Anatoly Koval, che salutiamo. Se noi guardiamo alle produzioni divise per... Anche facciamo l'esempio sciocco, no? L'esempio produzioni cinematografiche, così il linguista triestino ci viene in aiuto e mi corregge se dico una minchiata. I temi che vengono fuori, a seconda di da dove viene una certa produzione, sono rilevantemente differenti. Cioè, un film nato in Italia, scritto in Italia, prodotto in Italia, girato in Italia, generalmente... Ciao, Wulfric, ho fastora. Generalmente ha il tema la vita romantica di un tizio, la politica italiana. Più o meno, Non dico sempre, ci sono tutte le eccezioni del mondo. I film prodotti in America hanno tutt'altro taglio. Il tema di un film prodotto in America in genere è un nemico esterno all'America. Ok? E l'incrocio tra le due, esattamente. È un film nemico esterno all'America. Se vai poi nelle produzioni più indipendenti americane, sono la crisi dei 20-30 anni e la contraddizione della società dell'America. Ok? Due i macro temi. Se prendiamo il cinema coreano, è un povero Cristo che si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tema della produzione cinematografica coreana. Ok? Poi escludendo da tutto questo, ovviamente escludendo tutto il cinema di genere, ok? Perché un cinema di un poliziesco è un poliziesco. Posso cambiare al suo interno i temi, ma il macro tema è il poliziesco, un genere, ok? Però nel cinema, quello generalista, conferma, mi sto dicendo, grazie che non ho detto una minchiata. Allora, la domanda che noi ci poniamo a questo punto è: ma in un'avventura grafica che viene dall'Ucraina, qual è il tema che sceglierà di affrontare? Per quello è interessante. Ad esempio, una cosa interessante è iniziare a dare un'occhiata a quello che arriva del mercato di videogiochi cinese in questo periodo. Perché sta iniziando ad arrivare della roba, ok? E il mercato cinese è sempre, è molto legato alla mistica, delle divinità, del mondo, spirituale cinese. È molto poco... basato sulla realtà della Cina, è molto più legato alla spiritualità della Cina. Ok? Parliamo di videogiochi qua. Il Giappone lo conosciamo, sappiamo che i temi del Giappone sono più o meno sempre quelli. I cinesi videogiochi stanno sorgendo di prepotenza, sono d'accordo, Vasquez. Ne ho anche giocato uno che ho messo in wishlist, ho giocato una demo di un gioco che ho messo in wishlist e ho detto, va, potrebbe quasi essere carino provarlo se lo becchi in un'offerta. Comunque.
Quali saranno i temi dell'Ucraina? Ok, io ne ho già giocato un pezzo perché l'avevo recensito tempo addietro e quindi so già dirvi che i temi sono maridi violenti. Ed è interessante questa cosa. Quindi, senza ulteriore indugio, che mi sembra che abbia già indugiato, mi sembra che abbiamo già indugiato a sufficienza. Andiamo a far partire questo little kite, piccolo aquilone. Lotte contro i Pride, esatto. Anche i russi però con ritmi minori. Ne ho appena visti un paio che mi sembrano molto interessanti su Steam, di giochi cinesi. Ma stanno... Se non clicco però non partirà mai. Stanno iniziando a uscire, Caron. E devo dire che la qualità sta passando lentamente verso la fascia dell'accettabile. Non tutto, non tanto in fretta, ma lentamente stanno diventando più in pari con il resto del mondo. Perché ovviamente la Cina... Almeno musica subito. Russo, ucraino, tedesco, inglese. Staremo sull'inglese. Però meno ancora musica. Ancora meno musica. Grazie, gioco. Oh, alleluia. Dicevo perché una cosa che bisogna considerare quando si fanno questo tipo di ragionamenti è che finché un mercato è chiuso in se stesso, quindi finché la Cina gioca giochi cinesi e produce giochi per il mercato interno, si confronta solo con il mercato interno. Ed è un mercato enorme, un sacco di scelte adesso vengono fatte per poter entrare nel mercato cinese anche, perché ci sono un sacco di soldi lì dentro. Così come c'è una differenza sui giochi che sta iniziando a venire fuori adesso nella produzione videoludica del Giappone, perché il Giappone sta iniziando ad aprirsi cioè a considerare un mercato interessante anche il resto del mondo e non solo il Giappone, e quindi sta iniziando a sviluppare giochi più rivolti ad un mercato occidentale e non solo al mercato interno, e poi chi se ne frega se fuori piacciono. C'è da considerare che Tencent ha in mano forse un quinto del mercato di videogiochi mondiale. Sì. Però ne fa ancora poco, cioè nel senso è vero, e ne fa ancora poco. Poi vedremo. È un mondo in continua evoluzione. Però questo ve lo dico io adesso, che è il 9 febbraio 2021, e cioè che se c'è una cosa che io ho notato nel corso della mia carriera nell'ambito della tecnologia, è che tutti i grandi trend passano di prima dei videogiochi. Che i videogiochi sono un ottimo posto per vedere quale sarà il trend futuro nel giro di 3-5 anni. E questo è molto interessante. Quindi sappiate che se tra 5 anni tutto sarà cinese, io l'avevo detto nel 9 febbraio 2021. Faccio sempre l'esempio del cloud. I videogiochi hanno iniziato a usare il cloud prima che il cloud diventasse una roba di dominio pubblico. E quando io allora, che ero dipendente, ho detto al mio capo: guarda che sta roba del cloud scoppierà e bisogna esserci a bordo, ma va detto, ma figurati, da cosa lo dici tu? Sì, quelli di Tencent comprano e si prendono le percentuali, non ci mettono naso, per fortuna, quindi non sono produttori cinesi, però sicuramente il mercato lo hanno annusato, sicuramente sì. E ma anche per le produzioni, capisci che se tu poi hai già il canale distributivo e sai che vendi fuori, produrrai anche per fuori, non solo per il dentro. Allora, pronti? Siete pronti, cari amici? Play. Vi voglio attenti e presenti, eh? È avventura grafica stasera, quindi chi non l'ha giocata, perché è un'avventura di un po' di tempo fa questa, è libero di esprimere tutto quello che vuole. Buongiorno. Signor famiglia ucraina. Questo rumore indica chiaramente che il papà è morto in macchina. E il bambino? Non si sa. No, il bambino sta bene. La mamma è sola col bambino. Però, signor, le foto, se facciamo le centrate. Mi rendo conto che siete in due. Però, ed è arrivato questo signore qui.
Maria. Marie, Marie. E beh, a posto signora, abbiamo risolto i problemi con le pillole. Beh, magari aveva mal di testa, dai. Sì, non è un gioco leggerissimo quello di Dwight, però sono convinto che possiamo. Mamma, ho fame, voglio un panino. Ma come cresce subito un piccolo adulto maschilista. Ma fammi, donna, fammi un panino. Certo, tesoro, dammi un minuto. Controlli. Left click per muoverti e interagire. Clicca sull'I button per evidenziare tutti gli hotspot. Muovi il cursore al cima dello schermo per aprire l'inventario. Va bene. Quindi l'I button è questo qua. Mi fa vedere tutti gli hotspot. Quanti hotspot. E sopra c'è l'inventario. Bella macchina, ma come bella macchina? Ma pulisca, signora. Signora, pulisca. Allora, gli hotspot sono le pillole, magari mettiamole via. Uno, due pillole, due per oggi. Sono molto preoccupata ora. Ho così tanti problemi, una vita così dura che non merito. Come posso calmarmi? Domani comincerò a ridurre la dose. Il dottore le ha prescritte dopo la morte di Mark, così che potessi gestire il lutto e mi hanno aiutato. Per molti anni sono ritornata a una vita normale. Mi sono rassegnato alla perdita. Ho imparato anche a gioire e sorridere. Ho qualcuno per cui vivere e per cercare di essere meglio. Andrew è il significato della mia vita, è l'unico che mi ricorda con calore del passato e di Mark. Poi ho incontrato Oliver, un uomo che poteva aiutarmi a crescere un bambino, che poteva dargli un amore paterno, per quanto possibile per un figlio non suo. Era una persona completamente differente, mi sono anche innamorato di lui, con un piccolo pezzo ancora vivo del mio cuore. Ma Andrew non lo chiama papà. Cosa c'è da dire? Non riesce neanche a diventare suo amico, non capisco cosa ho fatto di sbagliato. Perché Oliver ha iniziato a cambiare? Ma io ho dovuto resistere, perché una volta che ho fatto la mia scelta era troppo tardi per cambiare tutto, per cambiare qualcosa. Non posso stare sola col bambino. Meglio un cattivo marito che nessun marito. Urca, comincia così leggera. Alleluia. Disegni del bambino. Guardi i disegni di Andrew. Forse è l'unico modo per capire cosa pensa davvero il mio bambino. In questo disegno sta giocando col suo aquilone. Vabbè, signora, io direi andiamo a fare il panino per il bambino. Il panino, facciamo il panino, giusto? Il formaggio, il prosciutto. Chiuderà. Ok. Dov'è il coltello? La lattuga, va bene, la lattuga a posto. Qua tieni il pane nel portapane come le persone normali. Un pezzo di pane. Ho bisogno di un coltello per fare un sandwich. Va bene, signora. Ho capito che c'è quel coltello. Non c'è bisogno di guardare nella dispensa. Il coltello l'avrei messo nel cassetto. Il cassetto è finto. Bene, riprendiamo. Mamma mia, che brutta cosa da dire. Molto brutta, Neria. Molto brutta. Pezzi di roba della cucina, di elettromestici della cucina. Allora, dove possiamo aver messo un coltello noi in tutto questo? Secondo voi? Io direi di andare prima per ragionevolezza e poi decidere se vogliamo andare. Va bene, un bollitore dell'acqua che onestamente non so a cosa mi serva. Beh, suppongo potessi. Vabbè, ho riempito un bollitore di acqua. Una pianta, voglio diventare indifferente a me e a tutto tranne che all'alcol. Quando non è qui, spesso penso che devo fare qualcosa per questo problema, qualcosa che fermi il fluire di questi pomeriggi inutili, senza significato. Ma quando Oliver torna, divento zitta
e resisto e sopporto tutto quello che succede per il bene di mio figlio. Ciumbia, signor, però. Allora, io direi che qui però. In freezer, abbiamo messo colto in freezer. Una piastra di metallo. È molto freddo qui, va bene. È un freezer, signora. Non trovo il coltello. A long plate. Ah, questa, posso usare questa affare qua, ma è avvitata al muro. E come la uso? Al posto del coltello, signora? Io ho bisogno di un cacciavite. Scusi, non volevo. Allora, avrei bisogno di un cacciavite. Il cacciavite sarà da qualche parte qua attorno. Qua c'è un. No, mamma, quello è il mio Conan, non toccarlo. Penso di poter usare la spada di Conan per un qualche, da qualche ragione. Ok, e come distraggo il bambino? Sono io, Andrew e Oliver, una brava persona quando non è ubriaco. Ecco, se dici che è una brava persona quando non è ubriaco, è la risposta sbagliata. Io ve lo dico, vi capitasse mai nella vita. Bambino, hai visto il mio coltello? È pericoloso, non è un giocattolo. Ma mamma, non l'ho preso io. Cosa fare? Forse c'è qualcos'altro come coltello. Le cose in questa casa spariscono completamente. Qualche volta sembra che abbiamo il nostro piccolo triangolo delle Bermuda che succhia lentamente le nostre cose, ma anche alla fine l'intero appartamento ci cadrà dentro. Basta, basta, ancora con questi strani pensieri. Qualche volta trovo che semplicemente non riesco a sognare di scenari differenti, tragici, e sono così, spesso così assurdi che mi spaventano. Sono così spaventata di tutto, anche i miei pensieri e me stessa. Andrew è l'unica cosa per la quale vale la pena combattere le mie paure. Ho bisogno di Conan. Ho bisogno dell'aiuto di Conan in una questione importante. Lasci che ci posso giocarci, ci farò attenzione. E poi con cosa giocherò io? No, no, non posso dartelo ora. Allora, vediamo. Troverò un giocattolo più interessante per te. Torno subito. La macchinina. Dai a macchinina, bambino. Guarda la macchina, è così bella. Mamma, è rotta. Come è rotta? Ha buttato via la macchinina. La macchina l'abbiamo buttata via. Qua dove si va? Ah, qua si va nell'ingresso, perfetto. Va che c'ho anche i pomodori freschi. Mi sembra di metterli in cucina. Perfetto, a posto. Una cassetta del pronto soccorso che nella vita secondo me ci serve. Lo uso spesso quando Oliver finisce in delirio da ubriaco. Qualche volta è per me. Signora. Signora ha un solo coltello da casa e non lo trova più, peraltro. Però l'ha comprato, l'ha appoggiato qua e poi non l'ha messo in cucina. Ecco. Oh Mark, mi manchi così tanto. Perché mi hai lasciato? Me e tuo figlio. Oliver non è un sostituto per te. Semplicemente non posso essere una madre, sì, una madre sola. Non sarebbe accettato dalle persone. Qui già capiamo qual è il problema suo. Deve essere accettato dalle persone. Volevo essere migliore per Andrew e non ho letto però. Non ho letto il gioco. Non ho letto. Ok, lei lo fa. Ok, l'aeroplanino. L'aeroplanino, ti piace, bambino di merda, eh? Proviamo. Guarda cosa ho qui. No. Però ci toglie dalle balle l'oggetto inutile. Sì, la pistola è verde, dai. Caro, pistola così è per un gangster. Snoop Dogg usa questa pistola qua, vera. Tutti gli altri si vergognano.
Allora, ma io non ho un tasto per evidenziare tutte le cose. No, devo proprio cliccare sull'occhietto. Quelle sono le cose di Mark. Non posso smettere di piangere ogni volta che le guardo. Quindi Oliver mi ha fatto nascondere lassù. Guardo quelle cose ancora ogni di tanto in tanto per ripensare al passato, il modo in cui ci amavamo, come quando abbiamo scoperto che aspettavamo Andrew, quanto eravamo felici. Questa è la mia thrift box. Ci ho messo sopra l'appendiabiti, la nasconde bene. Ma la thrift box che cazzo è? Anche da me stessa. Cos'è una thrift box? Non volevo parlare con te, bambino. Ti sei messo davanti alla posta. Vabbè, non guardo quella cosa lì, evidentemente, adesso. Ah, qua c'è un giocattolo. Questo è l'esempio della televisione ucraina. News, guerra, macchine sportive, donne nude, donne seducenti. Qua cosa c'è qua dentro? Ecco. Sono stanco di continuamente di sbattere contro queste bottiglie vuote. Oliver le raccoglie come un trofeo. Per ogni pomeriggio perduto in famiglia, ogni cosa qui è piena di odore di alcol che non mi aiuta a riposarmi. Ma cosa posso fare? Signor, cambiare marito, io glielo dico, poi faccia lei. Un tubo. Un cubo di Rubik. Un robot. Un telefono, a chi telefono, signore? Punto. Ok, ancora questo qua e poi l'orecchio di geni di Andrew. Sono io ed Andrew, suppongo, e Mark. Ma Mark è morto nel fiume. Spostati da qua, Andrew, per piacere, che devo vedere quanto sei psicopatico. Allora, quale giocattolo daremo al bambino? Chat, scegliete il giocattolo giusto. Vediamo se azzeccate qual è il giocattolo. O se sarà l'ultimo, qualunque giocattolo gli diamo. Salvadanaio. Di cosa salvadanaio? Al pupazzo. La pistola, pistola. Tieni, bambina. Piu, piu. Mamma è rotta. Che sei tutto rotto in sta casa, eh. Tra l'altro vi faccio notare che ci stanno dicendo anche che non sono ricchi, perché i bambini gli abbiamo dato tre giocattoli, di cui due sono rotti. Non è una bella cosa. Non so voi da bambini quanti giocattoli rotti aveste su 3, 4, 5, su 6 giocattoli quanti fossero rotti. Il coso viola, avete detto. E questo? Mamma, sono troppo vecchio, troppo grande per quello. Pixel from Hell, buonasera, come sta? Grazie per il raid, benvenuti. Ben pochi, anch'io avevo ben pochi giocattoli rotti. Robot? O ci stupirà con incredibile entusiasmo verso il cubo di Rubik? Proviamo il robot. Questo robot è molto meglio di Conan. Cosa? Questo è Olivtron, super cattivo. Conan lo spacca con la sua spada. Capisco. Non c'erano. Conan non c'erano i robot. Di sicuro Olivtron non è canon nella storia di Conan. Forse vuoi risolvere un cubo di Rubik? Noioso. Bambino, allora l'ho pagato io. Conan, me lo prendi, do una roncolata. Ma cazziato la mamma.
Allora, va bene, cominciamo con calma. Ho tolto le cose ovvie, cominciamo con calma. Qui abbiamo aperto tutto tranne la finestra, se non erro. A parte questa roba, adesso si apre. Un sacco di scatole. Non posso togliere nessuna per colpa di queste sbarre. Queste scatole sono pesanti per romperla su e giù. Devo tirare fuori il... Perché ho delle sbarre? Scusi, dottore. Ma perché ho delle sbarre nella mia dispensa? Ta-ta-da! Giocattolo nuovo. Nel cubo non me lo toglie. Questo era, io mi ricordo quando ero molto piccolo che dovevo fare delle iniezioni, mia madre mi aveva comprato un veicolo dei Masters of the Universe e mi ha detto: se non rompi i coglioni che fai stasera di iniezioni, non piangi, non ti lamenti, le fai zitto e tranquillo, dopo ti do il giocattolo. E da bambino uno non fa ragionamento perché se piango e faccio casino, poi cosa te ne fai del giocattolo? Beh, dai, lo stesso. E mi ricordo che me lo faceva vedere. Era nell'armadio dove non arrivavo. Io che non avevo paura delle iniezioni, non rompevo i coglioni comunque, ho avuto un giocattolo gratis. Bambino malefico, gioco di... Wow, Dino Rex! È così fico! Quindi posso prendere Conan? Ah ah! Ah, non è una risposta, bambino. Ok. L'ho preso, ce l'ho già. Come si dice? Ce l'ho già. L'ho già spaccato con. Spendo due parole su quella che è la mia fissazione. Odio la parola pronuncia robot anziché robot all'inglese, dovuto probabilmente al fatto che il termine è diventato popolare in Italia non per indicare gli automi, ma i trita tutto francesi della Moulinex. Io credo che sia diventato popolare per Gigrobo d'acciaio. Anziché robot, ok. Scusami, non ho dovuto pensare a come andava pronunciato correttamente in inglese. Mi stai qualcosa da dirci sulla parola robot o robot? Doveva essere un robot con l'accento sulla prima O e la T pronunciata. Dovrebbe essere robot con l'accento, sì. E ovviamente ricordi che io penso, gioco, leggo, rispondo tutto assieme. Ci metto un momento a volte per carburare delle robe. Allora, il pane lo uniamo alla... Ok, si possono unire le cose, perfetto. Allora, il pomodoro va tagliato, sempre con la spada di Conan. Tutta la spada di Conan taglia qualsiasi cosa. Bellissimo. Che bello che le cose posso metterli, abbinarle in qualunque ordine. Oh, intelligenza. Purtroppo Conan si è rotto, ma è il tuo panino, bambino. Te, mangia del sandwich. Grazie, mamma. Probabilmente è Oliver. E sto arrivando, dammi tempo di cliccare, Oliver. Ecco Oliver. Che si è portato il lavoro da casa fuori, a casa il lavoro da fuori. Promesse infrante. Sì, deriva dalla parola cieca per indicare il lavoro. In cosa posso esserti utile? Oh, Oliver, tutto bene? Ecco, donne diffidate di qualunque uomo che vada a giro in canotta bianca. Io ve lo dico, vi do un consiglio così. Sto bene. C'è un'altra merda, ho deciso di rilassarmi un po'.
Ma abbiamo parlato di questo, Oliver, hai promesso. Io una spranga, posso sprangarlo. Vaffanculo. È meglio non toccare le cose di Oliver, neanche una sigaretta. Oliver, cosa è successo? Lasciami pensare, ho perso il lavoro, devo un sacco di soldi a persone serie e contemporaneamente devo pagare una vita senza problemi a te e al tuo piccolo scroccone. Perché ti sopporto, me lo ricordi? Anzi, non guardarmi così. Non hai mai neanche alzato il culo per andare a lavorare. Quanto devi? Posso fare qualcosa per aiutarti? Oh, non sapevo che avessimo una donna, una riccona qui. Per piacere, calmati, Andrew può sentirti. Non mi interessa. Ti faccio un tè? Cosa è successo, Oliver? Ah, è la stessa cosa che ho detto prima. E come posso... Allora, sono di solito dentro la thrift box, ma non posso sollevarla. Però con il tubo posso fare leva. Giusto? Buona idea, ma il tubo è troppo corto. Sarebbe troppo corto il tubo. C'è qualcosa che posso usare per allungare il tubo? Proprio di no, lungo la spada di cosa, no, solo che i jeans sono dei patroni dell'Adidas. Non sappiamo se in Ucraina questa cosa è. Posso usarlo qui, ma perché? Per far leva, per usarlo per far leva, signora. Come faccio? Ah, qua. Ho visto un altro pezzo di tubo. Non posso alzarlo così, ho bisogno di un gancio così simile. Devo guardare in cucina. Posso liberare questo con la spada Icona multiuso? No. Allora, un gancio o qualcosa di simile. Ah, forse ho capito, aspetta. Allora, metti questa qua. Oliver è di frente verso di me e tutto non è che... Allora, questo l'ho già letto, grazie. Allora, secondo me devo far bollire l'acqua. Devo far bollire l'acqua per scongelare qualcosa che c'è lì. Il mio problema è non avere dei fiammiferi, direi, occhio. Oliver, posso prenderti l'accendino?
Posso... No. Signore, io ho capito che lei ha del money nella thrift box. Però se io vengo qua e faccio così, non posso alzarlo, ho bisogno di un gancio. Penso dovrei cercare in cucina. L'ho già riempita, Caron. È piena d'acqua, vedi che c'è l'acqua, si vede l'acqua che c'è il livello fin qua. Forse prima devo accenderla. No, non me la fa accendere. Ah no, ma la più semplice del previsto. Abbiamo generato uno strumento alla MacGyver. Signora, faccia. Aspetta un secondo, se prendo la scatoletta, cadrà tutto l'attaccapanni. E quindi mi stai dicendo che devo prendere quello, giusto o no? Ah no, aspetta, fermi tutti. Allora, chiaro. Ho capito. Prima metti il cubo di Rubik. Esatto. Poi con la leva facciamo leva. Non ho visto cos'è caduto. Sembra che non prenderò la scatola senza dell'aiuto. Andrew? Andrew? Andrew, c'è una cosa che non riesco a fare da sola. Mi aiuti per piacere? Vabbè, almeno Andrew non si lamenta di tutta questa cosa. Però più svelto, Andrew. Quando sollevo l'attaccapanni, prendi fuori la scatoletta, ok? Mamma, Oliver sarà arrabbiato stanotte? No, tutto andrà bene, non ti preoccupare. Capisci cosa devi fare con la scatoletta? Sì. Bravo, Andrew. Allora, io parto da qua. Così sei ben giusto, no? Usando tutti i bottoni. Ah, tutti i bottoni sono tanti bottoni. Non che sia un grosso problema. Ok. Quanto abbiamo qua? Che moneta c'è in Ucraina? Non c'è una singola ragione per restare con Oliver, sono d'accordo, Clo. Sì, se do... no, allora, se do il fatto che siamo delle donne disoccupate con un bambino. La ragione per stare con Oliver è che non ci possiamo permettere di andare via. L'indipendenza economica è una cosa che è molto rilevante in queste situazioni. La grivnia?
E 100.000 grivni a quanto sono? Quanto parla, Fridnia. Le monete ucraine neanche a domandare, tradisce in inglese destino, chiaramente da 4 verticale. Non credo che sia molto specifica. Se la metti in un cruciverbe di mista, secondo me ti insultano un po'. Un euro sono 30,4 grivnia. Quindi qua avremo 300.000, dobbiamo togliere. Ci sono 10.000 euro qua dentro, conti malfatti. Se questi sono tre fogli, sono almeno tre fogli perché si vedono. E se ho visto bene che erano 100.000 e non 10.000. Se erano 10.000 ci sono 1.000 euro. Ma se una ragazza qualunque. Tieni, Oliver, tutti i soldi che ho. Ecco tutti i miei risparmi, spero che ti aiutino un po'. Wow, sarà appena appena abbastanza per birra e sigarette. Stai scherzando? C'è una grossa somma qui. Che ore sono? Presto inizia il calcio, non lo perderò. Andiamo ancora a prendere una birra. Per piacere, fermati, hai bevuto abbastanza. Sta zitta, Mary, mi fai incazzare. Va bene, Oliver, questo è abbastanza. Non tollererò più tutto questo. E cosa hai intenzione di fare? Non ho più. Posso. Con la spada di Conan posso piantargli in un orecchio? Devo fare qualcosa ora. Gli tolgo la bottiglia. Posala. Ora, l'hai comprata tu? Te la do in testa. Cosa ora? Ah, giusto. Sì, subito. So cosa vuoi che faccia. Ecco. Andrew, va bene, non sbirciare dalla porta come un vecchietto creepy, per piacere. Non migliori la questione. Spacchiamo in testa era una scelta migliore. Papà. Era una scelta migliore di. Ok, Andrew si è chiuso nell'armadio. Guarda come sei cresciuto, vieni qui figliolo, mi manchi tanto. Papà? Papà? Quadrato nero nella parete. Una stanza buia con troppi angoli scuri, non ci vado. Non posso passare da qui. La spina non c'è un posto dove inserirla. Posso usare il dinosauro per. Qua però funzioni tu. Ah, una presa, va bene, che mettiamo qui. E così che è nato The Binding of Isaac. Vabbè, curiose prese hanno in casa questi signori, ma va bene così. Cadrò, è troppo insicuro.
Ci sto pensando anch'io. Troppo simile a non pensarci. Vabbè, i bambini traumatizzati non sono prerogativa dell'Ucraina. Piatti rotti. Perché i piatti non stanno fermi? Poi te lo spiego un'altra volta, va. La presa, anche qua nessun posto da inserirla. Un cacciavite. C'è una piccola fessura. Ancora. Quindi prendi questa. Ficca questa qua. Chi non ha una botola elettrica in casa, e chi non ce l'ha in effetti. Là era troppo buio, ma qua ci vai tranquillo, bambino. Le caramelle di mamma le nasconde per qualche ragione e diventa molto irritata quando le chiedo cosa sono. Ok, quindi due fare lì controllano quel coso lassù, va bene. Un barattolo, è chiuso, la coperta è chiusa saldamente. Una lattina. C'è qualcosa scritto qui. Noi. C'è un pezzo di carta con un testo che non riesco a leggere da qua. Questa qua è legata a questo filo che è legata a quell'affare lì, quindi fino a che non sblocco questo coso, questa qua non si inserirà da nessuna parte. Perfetto, non raggiunge la presa. Qua c'è un'altra lattina. Non riesco a tirare fuori questa sbarra di metallo. Sembra che ci debba dare qualcosa tipo una leva qua. Un'altra lattina. E questo. Ero stanco di usare Conan per spalmarmi la Nutella sul panino, giusto? Hai fatto benissimo, sono d'accordo. Allora, qua abbiamo corvo, X, seme, freccia, casa. Freccia, albero, casa, mamma, serpente, alieni che rapiscono papà, altalena, Sisifo. Non ho ancora una logica di questo coso qua. Un'altra lattina. Ho quattro lattine. Ok, col cacciavite posso aprire questo affare qua, mi faccio male. No, posso aprirlo. C'è del gel qua dentro. Del gel. C'è del gel. Un aereo di carte troppo in alto. Quello sul frigo. Il frigo non è interattivo, è interattivo solo il foglietto. Camper Magazine. Buonasera, Camper Magazine. Ok, quello ci siamo persi. Questo affare qua. C'è qualcosa lì dentro, non so cosa.
Questo qua che mi dice ecco dov'è il cavo collegato al fare, va bene. Qua c'è un corvo. È un corvo, devo liberarlo. Va bene, bambino. C'è altri problemi in questo momento, io te lo dico, ma poi fai tu. Sul frigo la combinazione, e mi dice soltanto che c'è scritto Wii, non mi dice cosa, non mi dice nient'altro. Il ger per far scivolare la barra di ferro, però non posso mica prenderlo. Ce lo metto sul cacciavite, ma dubito. Infatti, vedi, se io clicco sul foglietto mi dice c'è scritto qualcosa sopra, Wii, e basta. Il Wii potrebbe essere l'immagine della famiglia o la casa. Però non saprei in che ordine metterli. Devo trovare un attrezzo migliore per fare questa cosa. Ok. C'è un sacco di vasellame rotto. Una montagna. Sarebbe grandioso se potessi arrampicarmi ci sopra. Allora, vediamo un po' se qua su. Perché questo qua io come arrivo a quell'affare lì? Sicuramente non con la lattina. Ah, invece proprio con la lattina. Vedi? Nella tasca. Mi sta dicendo vai a vedere adesso il disegno, bravo. C'è qualcosa scritto qui. We stronger. Quindi ci manca ancora un pezzo. Qua non ho capito cosa dovrei usarci. E adesso c'è un aereo di carta. Cosa stai facendo qui? Hai rotto di nuovo qualcosa, piccolo pezzo di merda? Posso lanciarti contro un tirannosauro? Sì, vieni qui, ti insegnerò ad essere un bravo bambino. No, vattene. Dicevo, no? Posso tirargli un tirannosauro? Stia lì. Non fa arrabbiare lo zio Oliver. Lo accoltello. E quindi? Ok, col cacciavite recupero la leva.
il bastone a scelta. Ah, merda, vabbè, stai qua da solo. Ti prendo più tardi. Merdina. Cos'è quello? Un aereo di carta. Ok. Quindi questa cosa qua la prendo col bastone. Questa roba qua la prendo mettendo prima lo schifo sul bastone. L'avvenire ci sono le pillole che non mi fa raccogliere, commenta solo. Mi ha fatto ridere questa cosa dell'aereo di carta lanciata a caso. Beh, ma scusa, se tu trovassi un aereo di carta non lo lanci a caso. Dove lo lanci? Sotto l'avenino non ho nulla, ho soltanto le pillole che commenta, ma non. Noi diventeremo più forti. Quindi noi sono lui e la mamma. Diventeremo e chiaramente la freccia. E più forti è quello che solleva il basso. Ok, Corvo si è liberato. Corvo si posa lì, spacca il tubo e libera la presa. Ok. Ciao Wulfric. Dove siamo arrivati? Un triciclo. Buon compleanno. Papà. Papà. Andrew, mio bambino, darei tutto quello che ho per abbracciarti, ma ho perso tutto, quindi non posso. Papà, vieni con me, puoi tornare da noi. Andrew, perdonami, qualche errore può essere fatto solo una volta. Ti voglio bene anche a te e tua mamma, siete le cose più preziose che abbia mai avuto, ma non posso tornare a proteggerti. Ascoltami attentamente, sei un bambino intelligente e coraggioso e quando crescerai sarai una persona degna, proteggerai tua mamma e la tua famiglia e non ti spezzerai per le difficoltà, lo so di sicuro, ma ora devi stare lontano da qui. Ricorda come una volta abbiamo giocato assieme, ti ricordi il piccolo aquilone che ti ho dato al tuo compleanno, cerca di trovarlo. E da qualche parte sugli scaffali che sogna gli spazi aperti. Trovalo e esci fuori. Ok. Li abbiamo già smollati prima con il coso. Allora, qui c'è dello scotch. Le carte di Magic, chiaramente. Ah, ho preso quella viola. Una paperclip. E la torta che mia mamma mi ha cucinato per il mio compleanno non fa più nulla di simile ora. Tesoro, c'è anche lei i suoi problemi, io te lo dico. Cavo, ma non so dove metterlo, spina.
Questo fa uscire dell'acqua. Ok. Questo è quello sbagliato, esatto. Perché ha due pallini, una lineetta e una L che va verso i due pallini. Due pallini, una lineetta e una L che va verso i due pallini. Questa. No, perché i due pallini sono in un'altra direzione, maledizione. I due pallini sono messi così. Così. Vuoi tutto questo fosse per prendere l'ascensore? Cos'è caduto? Ah, niente, il rumore dell'ascensore, un rumore rassicurante dell'ascensore. Ok. Allora, sto coso è bloccato. Questo coso è troppo pesante, ho preso un bastone, un gessetto, un... che cosa sei? Le mie palle di gomma blocca queste cose. Ok, allora. Cos'è questo coso qui? Non me lo descrive, maledizione. Suppongo a te non arrivarci comunque. Allora, cosa ci siamo persi? Qua niente, direi. E qua sotto cosa ci siamo persi? Direi niente. Magari puoi attaccare la graffetta al bastone col gel. No, non, dice, non penso proprio. Volevo vedere se questo qua era interattivo. Ho preso un altro tubo di metallo. Che non ho visto dove ho cliccato, giuro. No, non... Non li abbina proprio. Allora andiamo a esaminare quella cosa lassù. Allora, se io premo il tasto, no. Scusi, non volevo fare questo, mi perdoni. Dicevo, se io premo il tasto, questo scende e questo coso qua si blocca con la rubber ball. Rubber che è bloccata lì. Questi affari qua, secondo voi, cosa sono? Suppongo di non poterti spostare, esatto.
La domanda successiva è perché mi ha fatto far scendere questo coso? Posso bucarlo? No. E questo qua è bloccato da quell'affare lì. C'era anche l'aiuto del cuore della presa, è vero. E gli ultimi metallici non me li abbina? No. Qua non c'era nient'altro, vero? Esatto, nessuno di questi cosi si possono prendere, l'altro chiude. Ok. La torta, posso fargli qualcosa? Questo qua è l'affare dell'ascensore. Ah, qua c'è qualcosa, aspetta. Qua c'è questo. Qua c'è un affare che tira fuori dell'acqua. Ma si poteva togliere? Ok, va bene, allora. Questo coso va qui. Ma non raggiunge l'acqua. Ok, sono dei tubi. Non è tenuto bene assieme. Adesso è tenuto bene assieme. Ok. Ok, tutto questo per fare cosa? Adesso questo qua può spostarsi. Ah, stai cercando di fare in modo che questo affare qua batta su quello? Non c'è dubbio sulla presa di corrente sospesa in aria vicino al ventilatore? Non è interattiva la presa. Queste qua sono le cose che sono interattive. Posso guardare. Ecco il mio aquilone. Va troppo in alto, come lo raggiungo? Io qua ho l'elenco delle cose interattive, vedi? Quindi la domanda è, e adesso cosa devo fare? Ho spostato questo. Questo si è spostato in qua. E mi va bene. Il problema più grosso adesso è la rubber ball. Che faccio attaccare a un tirannosauro. Come tolgo dalla rubber ball? Soprattutto sotto è cambiato qualcosa?
Papà. Ho cercato di fare tutto, calmati. Devi spegnere il ventilatore. Devi spegnere il ventilatore. Giustamente quello che stai cercando di fare. È esattamente quello che stiamo cercando di fare, spegni il ventilatore. Giusto? Papà è morto, Clo. Non funziona in questo modo, la palla è bloccata in maniera molto stretta. Non posso spingerlo più in là, va bene. Dobbiamo capire perché ci sono due interruttori. Sono d'accordo con te. Perché se io premo questo, vado giù con l'ascensore. Mentre se io premo quello su, l'ascensore scende senza di me. Ok? La cosa che mi blocca è quella palla. La palla, questa qua è nel posto giusto adesso e va bene. Non vorrei che fosse cambiato qualcosa nel frattempo. Qua mi sembra tutto identico. E tu dici che è una questione di tempismo? Non so se io ho il controllo mentre l'ascensore scende per fare quella cosa che dici tu. No, sono bloccato mentre l'ascensore scende. Mi dà la stessa frase sia mentre sotto che mentre sopra l'ascensore? Sì. No, non posso fermare l'ascensore a metà. Però aspetta un momento, Luigi, tu spegni, perché questo coso qua, a me sembrerebbe, visto così, che pur essendo... Cioè, secondo voi, questa presa è quella che fa andare il ventilatore? Perché se non è quella che fa andare il ventilatore, vuol dire che il ventilatore è collegato a questo...
pozzetto, c'è questo palo. Facciamo una stupidata, ma prima di... Io la bottiglia non posso prenderla. Intanto che voi chat pensate, mi aiutate a pensare, io faccio una cosa stupida, cioè torno indietro e guardo che non ci sia nient'altro interattivo. Tipo qua. Ma direi proprio di no. Direi proprio di no. La torta, il disegno della morte qui. Qua ci sono le prese, va bene, che abbiamo... Posso levarmi dalle balle queste prese qua e rimettere a posto? Direi di no. Allora, proviamo a spostare sto coso qua. Qui non si è liberato nulla, direi. La rover machine deve andare da qualche parte. Io non arrivo alla rover machine con niente, con l'inventario. Gli lancio il giocattolo. No. Perché qua c'è qualcosa che probabilmente potremmo accedere di quando l'aquilone scende. Giusto? La rover machine non ci arrivo io però. Qua la roba interattiva è solo questa. Non c'è nient'altro. Posso fargli ancora qualcosa io a questo coso qua? Direi proprio di no. Buonanotte ragazzi qualunque! Abbiamo quattro cose e ci sfugge come combinarle per ottenere quello. Perché abbiamo veramente quattro cose. A parte le due inutili prese, che io sono dato per scontato non servono a niente, ma... Perché in teoria possono non averne presa nessuna. Mali estremi, intanto che voi pensate e spero che mi diate dei suggerimenti geniali, grazie. Io vado a parlare con papà. Ti ho ignorato, bacio, ti ho letto, ma ti ho volutamente ignorato. Papà, parlami, papà. A thanks. Papà, cosa ci fai lì? Volevo vederti, ho paura, non aver paura, mio caro, prometto che andrà tutto bene presto. Anche se non posso fare nulla, starò vicino così non sarei spaventato. L'ascensore, non so cosa fare,
cerca di trovare una presa per l'ascensore, di vendere più in alto, perché la presa è per l'ascensore, ah, quella sopra è per l'altro. Scusami, siamo già al tutto con tutto? Siamo già al prova tutto finché non trovi la combinazione giusta? Questo è interattivo? No, questo qua non è più interattivo, è solo visuale. Posso tagliare la torta con la... Ah, ho arroventato la punta della graffetta sulle candele. Urca, va bene. Però lui mi commentava la torta, non le candele. Questa è un'ingenuità del gioco. Yeah! Ho preso l'aquilone. Vedi, su che cazzo me ne faccio, papà? Va bene, l'ha risolto. Papà è andato via. Papà, dove sei? Papà? È tutta colpa mia, Andrew, mi spiace. A parte che ti scotti le dita scaldando una graffetta su una candela. Papà, perché stai piangendo? Ero ubriaco. Ero ubriaco. Ah, si è schiantato perché ero ubriaco. Ero ubriaco e sono andato. Mi sono messo al volante. Oh mio Dio, non avrebbe dovuto succedere. Ho pagato il prezzo più caro, la vita e l'opportunità di vivere con te per vederti crescere. E stati vicino, tenerti per mano. Ho perso questa felicità, perdonami. Andrew, hai trovato l'aquilone, non ne ho dubitato per un minuto che ci saresti riuscito. Ben fatto, sono orgoglioso di te, non posso più stare qui. Presto, vai fuori e gioca con questo piccolo aquilone prima che diventi buio. Fino a che non diventa buio. Abbraccia mamma per me. Più forte che puoi. Entrate l'armadio. Usciamo. Piatti rotti. La signora si tira sui capelli. I fiammiferi. Ora posso farmi il tè. Come vuota, l'avevo già riempita prima, signor. Che ti sei bevuta acqua così? Posso versargliela sul collo? Vabbè, dai, è andato, ha bevuto,
preso la macchina, è diverso da menarla, Neria. Signor Lidor, cosa stai facendo? Purtroppo non posso versargliela dietro la nuca. Sfortunatamente. Però ho trovato una placca di metallo. Non credo di poterla togliere con la... No, non è vero. Posso far leva e ottenere una lunga placca. Con la quale posso liberarmi. Posso andarmene anch'io? Devo togliere la sua attenzione dalla TV in qualche modo. Qua dietro era caduto qualcosa prima. Spengo la TV. Provaci. Manova. Botti di oggi ne ho già preso abbastanza. Ok, come lo distraiamo dalla TV? Però il gas lo lasciamo acceso. Qui non c'è niente. Qui c'è l'armadio, dentro il quale mi sembra non ci sia nulla. Posso uscire. Piccolo aquilone. Giusto, stacchiamo la TV. È chiuso, ma c'è un buco quadrato. Una bicicletta, il pedale della bicicletta. Una vecchia bicicletta. Questi muri sono deprimenti. Buongiorno. Chiusa. Buongiorno signore. Ha visto passare Andrew? Ha visto un piccolo ragazzo da queste parti? Un bambino? Forse. Oh, mi spiace. Cercando di contattare il mio capo e non ho visto nulla attorno a me. È successo qualcosa? No, no, tutto bene. Chi cazzo sei tu? Sono il riparatore dell'ascensore. Sembra che questo ascensore abbia dei problemi. Ha una chiave per questa porta. Devo avere accesso al piano di sotto, al sesto piano. Non mi spiace. Oh merda, l'ascensore. L'ascensore sì, è per questo che sono qui. Devo andare sul tetto, come ci vado? Sai che abbiamo lo stesso problema.
Prendo il sesto piano, dobbiamo aprire questa porta, questa grata, o prendere l'ascensore. Sì, ma per riparare devo andare prima alla stanza d'ascensore. C'è bisogno solo di riconnettere un cavo? No, no, sono uno specialista di alto livello su quello che sto facendo, secondo le istruzioni, devo controllare prima la stanza d'ascensore, va bene. Posso ciularle? Grazie. Allora, questa qua non si apre. Con questa qua non posso fare leva. Questo qua è un affare per buttare su, sotto una roba. Con questa posso liberare il pedale. Che cosa veramente deprimenti? Con questo posso aprire quello. Con quello ho tirato giù l'elettricità. No. Cazzo fa sto scatolo secondo voi? Ah, c'è un cavo che esce dalla cosa elettrica. E che cacchio me ne faccio? Ok, prendo le pinze. Stacco il cavo. Non è che ha anche un cacciavite lei qua, vero? Già che c'è. Cosa devo buttare giù secondo lui? Perché qua il mio problema è aprire questo coso qua. Per aprirlo mi serve un cacciavite. C'è un cacciavite, dottore? Scusi, non volevo parlarle. Ma restituiamogli le varie cose qua. Così posso scendere sotto. Ho visto il cacciavite. Questi signori non si levano dalle balle. Posso passare, non ho abbastanza benzina. Ci tiri delle monete? Non ho monete, non ho soldi, che peccato. Questa è una radio che ha bisogno di batterie. Giustamente l'ascensore non funziona, come da premessa. Uno strano coso pesante. Che cos'è? Devo rimpiazzarla con qualcosa. Opla. Ho trovato una plank di legno. Qui non c'è nulla di interattivo. Qui ci mancano le batterie. Non so cosa sia. Che schifo.
Vabbè, però intanto abbiamo trovato il cacciavite. Avendo trovato il cacciavite, possiamo far così, così, così. Mi servono 3 wires. Per connettere questo con quello. Ottimista 3 wires però. Ma molto ottimista signora, 3 wires. Posso dirglielo che mi sembra. Allora, con questo posso andare fin qua. Questo mi porta fin qua. Il secondo wire è questo qui. No. Da qua posso fare questo, è il secondo. Va bene, ne ho trovato 3 wire, 3 cavi. Dobbiamo lavorare l'elettricità assolutamente. Abbiamo trovato una plank di legno, un cacciavite e uno dei 3 cavi. Mi sembra che qua non ci sia niente di rilevante. Però se riesco a prendere. Aspetta un momento. No. Non credo che l'emergenza sia 911. E invece è l'emergenza. Pensaci 2 volte prima di chiamare i poliziotti. Va che si poteva. Non me lo aspettavo. Quindi il mio problema. Allora, tu mi stai dicendo, ridagli la pinza a lui, grazie. Ma no, dagli la pinza, grazie. Poi io scendo sotto, qui no che c'è gente. Qui che non c'è nessuno. Metto la bella plank messa per traverso qua. Torno su. Prendo la pinza. La butto giù. Ops! Ho c'è anche un fuori, cacchio. Una phone box. Mai chiusa. Col cacciavite? No. Col tagliacavi dubito.
L'orologio della signora. Buon pomeriggio, signora Dubroschi. Salve Mary. Come sta? Sto bene, tu? Sono preoccupata per te. No, non si preoccupi, tutto va bene, insomma. È ubriaco di nuovo? Lo è, non è vero, Mary mia cara, non devi sopportare tutto questo. Ma è una brava persona e solo in un momento difficile. È un criminale, dovresti dimenticartene, per piacere, Mary, lascialo. Penso al piccolo Andrew, tuo figlio è molto gentile e intelligente, si merita una infanzia felice. La quant'è che qua ha visto Andrew? Non lo trovo. Mi sa di no, ma non sto seguendo nessuno, non ti preoccupare, sta giocando qua attorno. L'orologio, questo è il suo orologio? Sì. Suonerà quando inizia il mio show televisivo preferito. E andrà a vederlo, ovviamente. Donna Rosa può dire a sua figlia che è una stata adottata nello show, intendo. Wow, quindi quando è che inizia questo show? Alle 9. Sembra che ci sia più di un'ora da aspettare. Elevator Service Company. C'è un numero di telefono, 27474. In effetti era scritto un po' ovunque. Una cintura. Ma non è che scende dal tetto. Il cortile, dei bei ricordi associati al cortile, ma ora mi fanno solo male. Ok, che cavolo me ne faccio della cintura io adesso? E sto coso cos'è? Ah, però lì c'è un... Aspetta, fermi tutti. Qualunque cosa sia, un cavo che esce. Ok. E due cavi. E la cintura? Proviamo a telefonare. Il telefono non funziona più. Non trovo Andrew, dov'è? Senti Oliver, dimmi, dov'è Andrew? Posso strozzarti con la cintura alle spalle? Non posso prendere le pile dalla mia radio. Voglio una pizza al 911, capiscono subito. Non so se è anche al 911 ucraino. Ma se io metto qua dentro, scusatemi. L'hanno riavvitato. Ah, la soluzione, non volevo la soluzione io, vabbè. Stia buono lì un momento, voglio solo vedere se mi togli i cavi dall'inventario. No, non me li togli, ok. Loro ne vogliono dei soldi.
Ma io posso fare lo stesso giochino anche con la chiave inglese. A cosa mi serve una cintura? Secondo voi? Questo qui non so cosa sia. E posso svitarlo? Sì, posso svitarlo. Ok. Torniamo a noi. E al nostro pannello. Questo è l'unico che mi ricordo. Però ho bisogno di quattro cavi. No, qua. Guarda, dove funzionare. Signore, lui stia lì, non si preoccupi. Ok, allora. Qua c'è una calcolatrice che avrà delle pile, ha delle pile. Ho bisogno di una chiave. L'elevator room non mi serve. Poi. Beh, intanto con le pile posso riattivare la radio, che era al piano 3. Riattivando la radio magari per di giorno vengono qua. No, ne manca ancora una, ma porca miseria. No, i guanti non posso prenderli. Qua c'è un tasto però. Questo affare qua. Io ho sempre una cintura. L'altra batteria devo prendere l'orologio della vecchietta. Brava, Clo, sono d'accordo con te. Tu dici che andiamo a chiedere, basta? Signora, vuole una cintura. No, la casa nostra, solo recentemente mi sono iniziato a accorgere di quanto sia vecchia, le crepe sono soltanto come delle rughe, che non formano, vengono formate da un sorriso felice. Ruggine, scende come lacrime dalla cima dall'alto. Questa casa ha qualcosa per cui piangere come me, ma è immobile, soffre qualsiasi cosa il destino gli porti. E sì, sono d'accordo che vorrei fare anch'io questa cosa da distrarla e mandare avanti l'orologio di un'ora, ma non saprei come.
Questo qua viene dal tetto. Ma noi sul tetto non ci siamo andati. Ma soprattutto posso dire all'omino che l'ascensore ha riparato. Ho riparato l'ascensore, grazie per aver fatto il mio lavoro nel tempo libero. Vabbè, perché giustamente gioco. Era crashato temporaneamente, ma io ho un... Gioco? Ok, il salvataggio. Salva automaticamente, va bene. Gioco un problema in questo momento. Ciao Annalisa, buongiorno. Mi sta guardando perplesso. Ciao Bashwick, buonanotte. Arrivo o rompo giochi altrui? Sì. Tutto a posto? Tutto a posto. Allora. Questo cavo qui non fa nulla, cioè questo interruttore qua non fa nulla. Devo uscire e rientrare. Perché non so perché si sta inchiodando malamente. Allora, quit. Non dirmi che hai salvato 8 ore e mezza fa, ti prego. Con calma, eh. Ci credi che mi sono abbioccato dopo cena per le 10 qualcosa e ora sono sveglio e ben riposato come con HPMP a palla? Eh sì, ci credo. Vabbè, prima volta che sono andato sul tetto non è molto indietro, mi va bene. Load. Nel senso che dobbiamo prendere la calcolatrice e tirare fuori questa. Boh, abbiamo fatto solo questo sul tetto per ora. Allora, stavamo dicendo. Che cacchio dobbiamo fare? Non credo di poter aprire questa roba qui in qualche modo. La cintura continua a non capire cosa mi serva. Il tasto è legato a questa cosa qui. Ma questa cosa qui... FL614.
Però mi aspetterei qua ci vanno degli altri tasti che non ho. Questo è l'elevator room dove mi dice non puoi andarci. Quindi. A lui non abbiamo ancora detto che l'ascensore ha riparato. Stai scherzando, grazie per aver fatto il mio lavoro per me, ora è il tempo libero. Ciao. Alla vecchia dobbiamo far suonare l'orologio. Come facciamo a suonare l'orologio alla vecchia? Questo fare qua non ho capito cosa sia. Perché direi che il problema. Ah, qua c'è la cosa deprimente sulla casa. Signora, io ho bisogno del suo orologio. E come un quadro elettrico? Ma il quadro elettrico non si apre mica. In nessun modo plausibile. Signora, dovrei avvitarle. Avete idee? Perché sicuramente al quarto piano devo mettere la. No, al quarto, al terzo devo mettere la cosa. Al terzo piano devo mettere la pila. La cintura con la grondaia, per provo a restituire le pinze a questo qua. Tenga, tenga. La cintura con la grondaia, vado subito. Uso la cintura tipo garrote e rubo l'orologio, e purtroppo non si può, Annalisa. Cintura su grondaia. È uno scherzo, mi chiede. Ah, però adesso in teoria io posso andare a avvisare il suo capo che lui è che cosa ha riparato. No, l'albero non è albero, è il cortile. Io posso andare a telefonare al suo capo e dirgli guarda che il suo tizio è andato via. Ma il telefono funziona, ma adesso magari funziona. No, non funziona il telefono. Vuoi una cintura, tesoro? Perché non ho neanche tipo delle monete per mandare via quelli là, non ci sono.
Qui non c'è nulla. Qui non c'è più nulla. Loro ci chiedono i soldi. Qui mi serve la batteria. Questo coso qui non ci posso fare più nulla. Ci sono dei numeri nei piani. Sì, il 3 e 4, 2, 5. Il 4 non ha numero. Allora, scrivete 3 e 4, 2, 5. Il 2 e 1, 1, 6. L'1 e il 3, 2, 4. Bravi, bravi, bravissimi. Il sesto è 614. Allora, l'uno è il 324. 324. Il 2 è l'116. 1 1 6. Il 3 è il 425. E il 6 è il 614. Ah! Bravissimi. Vedi che tra tutti. Mettiamo la radio. Quest'anima, questa musica mi tocca l'anima. Bella sta musica. Cosa vuole da me? Premi tutti i bottoni eccetto quelli che spengono tutti gli altri. Allora. Quindi prima fila i primi quattro. Seconda fila, quindi 1, 2, 3, 4, questo. Oh Maria, allora. L'ultimo davvero? Non mi ricordo più l'ultimo già. La chiave per il tetto.
Prato Fiorito, esatto. Beh, sicuramente non è andato. Vabbè, buongiorno. Sei arrivato sul tetto, congratulazioni. Ci deve essere una connessione migliore sul tetto. C'è più linea sul tetto, vediamo. Venga, dottore, che le devo dire? Allora, qua c'è una pala, una pila di ghiaia. Questo qua se lo premo. Sposta sto coso qua. Grazie. Qua c'è un foglietto, c'è una nota qui. Bart, ti ho lasciato la chiave su un carrello. Non lasciare il tetto. Non lasciarla più sul tetto. Su un cart, su un carrello, sì. Questo è un cart. Esatto, ecco la chiave. Non so quale sia la nostra antenna. Sembra che debba spegnere tutte se voglio che la TV di Oliver smetta di funzionare. Devo far andare via quel tizio, se no vede che sto facendo casini. Un sacco. Che bel cielo. Non sono così stanca. Un giorno Andrew e io scapperemo da questa città e tutto andrà bene. La scala sembra non essere sicura. E in più pure delle altezze. Penso che sulla grondaia porta fino davanti all'edificio. E quindi devo metterci la chiave? Ah, il sacco lo metto sotto la grondaia. Suppongo. Lei vuole andare via per caso? La posso convincere ad andare via? Come va? Ora, del tempo libero chiamo la mia ragazza. Perché non chiami il tuo capo? Ciao tesoro, sono io, come stai? Oh merda. Allora, la chiave dovrebbe essere la chiave della cassetta sotto, suppongo. Quindi secondo me non è Skyrim, Annalisa. Ora allora, provo a chiamare il numero sulla macchina. Secondo me faccio anche questo. No. Chiamiamo il numero sulla macchina. 27474. Io vorrei il gioco che non me lo fa fare, Annalisa. Chissà se il suo telefono funziona di nuovo. Ah, però secondo me, scusatemi, io sono stupido. Ma se quella è una phone box, se quella sotto è una phone box, è lì che il telefono non funziona. Quindi io prima vado sotto, apro la phone box con la chiave, riparo la phone box, poi telefono al suo capo, lui va via dalle balle e io posso rompere antenne. Giusto? Muovili in maniera che siano tutti uguali, ma uguali anche nello stesso ordine. Perché nello stesso ordine verde, giallo, giallo, blu, viola, rosso, giallo, blu. Quindi tu sei qua, tu sei qua. Ma rosso, giallo, blu non ce l'ho io qua.
Bianco, verde, rosa. Ok. Mi fido di voi. Bianco, verde, rosa. Bianco, verde, rosa. Bianco, verde, rosa. Tac! Bravissimi. Penso che questo indicatore voglia dire che il telefono ora funziona. Quindi, riprendiamo l'ascensore. Io vi ho detto, le avventure grafiche sono cooperative. Il primo che risolve il puzzle lo dica, che così andiamo avanti. Due, sette, quattro, sette, quattro. Servizio degli accessori, posso aiutarla? Sì, sono residente nell'edificio 28 a Vladimirskaya Street. Grazie per aver riparato l'ascensore. Può riportarci a casa il manutentore? Sì, possiamo. C'è qualcosa che non va? No, è solo che voglio che si sbrighi. Ok, grazie per la chiamata. Lo contatteremo immediatamente. Passi una buona giornata. Comunque, che stronza. C'è sto manutentore, poveretto. È arrivato lì. L'ascensore l'ha riparato qualcun altro. Lui c'aveva il pomeriggio libero. E invece. Bravo, brava Neria. Neria, sei masculo o femmina? Giusto per sapere Anzi, che pronome vuoi che usi, Neria? Siamo più specifici. Che a me del tuo sesso non frega niente, mi interessa come chiamarti. Sei ancora qui, cosa stai facendo? Sto facendo un gioco su questo telefono, è così fico. Nessuno ti ha chiamato, i superiori? Sì, ma non ho risposto, sto giocando. Non ti importa il tuo lavoro, eh? Lascia che pensi che sono occupato col lavoro. Dio, cosa devo fare ora? Metto il sacco in testa, come dice Ania Lisa. Non funziona. Tutto questo non ha sortito l'effetto desiderato. Femminile va bene, perfetto. Ok, bravissima. Allora, quanto ci vuole, almeno già hai provato. Allora, che cavolo. Posso colpirti con la predellina che passa, dai. Pa' in faccia. No, purtroppo no. Purtroppo questa cosa non funziona. E quindi? Torno a fare la spia un'altra volta? Richiamo la compagnia del coso? Devo fare qualcosa con la sua macchina. Ottima idea. Ah, il sacco con la ghiaia dentro. Aspetta che provo a farlo subito. Anche i bambini, Annalisa. Anche i bambini non si possono uccidere in Skyrim. Ora ho un sacco di ghiaia. Ottima idea sull'utilizzo del sacco di ghiaia. Ah, tu dici di proprio metterlo sopra la cosa? No, perché non è più interattiva. Se io la tiro indietro. Scende sempre velocissimo, ma non è più l'elemento con il quale posso interagire, vedi? Ti vedo ferrata, Neria, sulle avventure grafiche. Il sacco l'abbiamo già fatto, non devo tornare su un'altra volta. Difatti, mi è sembrata un'idea. Facciamo
così furba che mi avrebbe costretto a tornare su che... Posso colpire la macchina per far scattare l'antifurto, ma non so come reagire a Miss Dubrovsky. E se la distraggo e cambio le lancette dell'orologio? Signora, fin qua c'eravamo arrivati anche noi. Ma come la distraggo? Facendo colare la ghiaia da sopra attraverso il coso? Dicevo, ti vedo ferrata sulle avventure grafiche. Tra l'altro, questa qua la stiamo facendo perché io l'avevo già recensita a suo tempo sul canale. Mi hanno mandato il seguito. Ok. Cos'era quel suono? Dicevo, mi hanno mandato il seguito, ma mi girava le balle a fare il seguito di un'avventura che non avevo ancora giocato. E allora, giuro che è uscito da una vita e mezza il seguito. E ho detto, colgo l'occasione, la faccio live e poi vediamo il seguito. Buongiorno. Ho capito, lei si è distratta e mi va bene, ma si è distratta mentre io sono su. Cosa che non mi serve. Quindi devo andare su e... ci giocavo un sacco, non proprio ferrata, però ci giocavo un sacco da piccolina. A me piace un sacco giocarle in live. Senta, lei può cortesemente far andare giù un sacco con la ghiaia? Io prendo il sacco. E fin qua siamo tutti d'accordo. Lo buco. Poi lo metto qua. Ok, la vecchia si distrae. Lancia riprodotto l'accessorio della grondaia. Sono d'accordo, è un'ottima idea. Annalisa, sei un po' violenta in questa avventura grafica. Abbiamo già il problema del marito violento. Signora, ok. Signora, è l'ora dello show televisivo. Vada, signor. Vada, vada. Arriverai adesso, stronzo. Vorremmo farlo tutti, però solo lui che lo dice. Ma se ne va a casa sua lei? Sto chiamando la polizia. Cosa è successo? Qualcuno cerca di rubarmi la macchina. Cosa? No, la tua macchina sta bene. Sei sicuro? Ho sentito l'allarme. Sono venuto da fuori. La macchina è sicura, te lo dico io. Ok, allora meglio se me ne vado. Sono d'accordo. Oh là, se n'è andato fuori dalle balle, sto signore biondo. Un po' di giudice per la chietta. Ora va la TV. La telecamera non c'è. Soprattutto che stiamo per spaccare le antenne dell'intero condominio. Questo potrebbe essere un problema per la telenovela della signora, in effetti. Testimonio che questo problema qui potrebbe essere. E una. E due. E tre. Pa, l'aquilone.
Oh mio Dio, è un aquilone, Andrew è lì. Che cazzo stai facendo? Ecco. Sto cercando di attirare la tua attenzione, non mi hai sentito, non vuoi sentirmi. Perché stai facendo tutto questo? Che cazzo? Sono così stanca della tua maleducazione e della tua indifferenza. Sei sempre ubriaco. Cosa c'è che non va in te? Non eri quel tipo di persona una volta. Cosa ti è successo? Non puoi neanche immaginare quello che ho passato nella vita, Mary. Non mi conosci, ma che cazzo credi di essere per giudicarmi? Senza di me vivresti per strada. Io l'apprezzo davvero, ma mi spaventi. Non so cosa aspettarmi da te domani. Sai che ho un sacco di problemi ora, è molto difficile e tu non capisci. Io capisco, ma non può andare avanti così. Adesso vado a cercare mio figlio e quando lo trovo me ne vado, ce ne andiamo. Ti lascio, Oliver, non voglio vivere così. Ah, tu stronza. Oliver, no, non toccarmi. Ecco. Va proprio sul tetto, dovevi dirgli sta roba. Stronzate, te ne vai quando lo decido io, capito? Tu, troia. Ecco. Io l'ho messo anche nel titolo, che c'era violenza domestica. Ecco. Per piacere, chiamate la polizia, non pigliate a mattonate vostro marito. Lacrime invisibili. Cazzo. Forse sarebbe stato meglio non cacciare il tecnico, sono d'accordo. Oh mio Dio, mio Dio. Oliver è morto. Gesù, l'ho ammazzato. E quindi andiamo a cercare il bambino. No, stiamo chiamando la polizia. Aspetta un momento. Prima di chiamare la polizia. Medicati. Ecco. Adesso andiamo a cercare il bambino e ce ne andiamo da qua e lasciamo lui morto sul tetto, vero? Perfetto. Un piede di porco. Il dinosauro. Il giocattolo di Andrew, un cacciavite. Chiusa. C'è un piede di porco. Non è una buona idea. Una cupolotta. Non c'è una lampadina dentro. Non vedo nulla di utile nella pattumiera. Una grossa advertising arrow. Ma non potevo prendere una lampadina dall'advertising arrow. Un coso elettrico, solo che funzioni. Cacciavitalo. Forzalo.
Non c'è una lampadina qui. Non c'è una lampadina qui. Ok, non c'è una lampadina da nessuna parte. Attraversare non posso attraversare perché devo riparare il semaforo. Ok. Dottor Andrew, prima che gli succeda qualcosa. Adesso un copertone. Che cazzo me ne faccio del copertone io? Compreso amici che prendiamo la lampadina del semaforo. Ma siamo in un quartieraccio e ci sono lampadine, manco sui semafori. Esatto. Ma anche perché noi dobbiamo mettere la lampadina nel semaforo. E quindi? Questa qua andrà poi qua. Questo suppongo che non poter fare, esatto, poter fare niente. Devo aprire sto coso. Puoi usarlo come isolante col piede di porco. Bravo. Brava Caron. Che cazzo me ne faccio adesso però? Adesso ha funzionato, va bene. Metta la lampadina. Devo accenderlo. Per accenderlo apro questo affare. Ho trovato la lampadina che funziona. Metto la lampadina che funziona. Ma questo affare qua deve essere rosso. Eccolo lì. Abbiamo fatto il rosso. Non sai quanto spesso scarsa fatica e violento siano collegati. Non lo metto in dubbio, per come è stato il gioco penso che non li avrebbe accomunati. Ah, sì, ho capito cosa vuoi dire. Ok, stai rispondendo. Oh, vedi che adesso è rosso, posso attraversare. Oddio no. Non era Andrew, a posto. Mamma! Bravo Andrew che non sei morto. Però per esperienza personale, mi spiace Annalisa, non è una bella esperienza personale da avere.
Grazie al cielo, Andrew, stai bene. Mamma, papà mi ha chiesto di abbracciarti per conto suo. Cioè, si è medicata, continua a sanguinare, non si crede di vestiti, gira per la città. Ci si abitua e poi non ne volevo uscire. Ci si abitua e poi non ne volevo uscire e poi ne sono uscita. Mi spiace che. Spero che tu abbia ricevuto abbastanza warning sul fatto che parlava di violenza domestica. Questo gioco non te lo sia trovato di fronte all'improvviso. Mi fai riflettere sul fatto che devo mettere dei warning più chiari la prossima volta. Sono molto contento che tu ne sia uscita, Annalisa. Spero non come la signora, perché insomma. L'unica fortuna è che io e lui neanche viviamo assieme, eravamo troppo giovani, meno male. Little Kite. Allora, la prossima. Presto, non so se la prossima. Magari già la prossima volta, perché no? Cosa ne pensate? Datemi un parere su questo Little Kite. Macchinoso, ma niente male. Vi dico la cosa che non so se, e cioè che il seguito, un po' troppo macchinoso nei problemi, ma piacevole. Il se, sì, e soprattutto perché è di durata limitata, e quindi una serata l'abbiamo fatto. Il prossimo ha come protagonista Oliver. Molto carino, le avventure grafiche sono sempre belle. Ma difatti voglio fare, vorrei farne di più, ammetto, Clo. Ne ho una marea di interessanti da giocare. Silenzio. Ma difatti è una scelta molto curiosa il fatto che il protagonista dell'avventura dopo, che si chiama Repentant, cioè penitente, sia Oliver. Che storia ci può dare Oliver? Sono curiosa anche se spaventata. Anch'io, Clo, sono curioso e spaventato. Difatti, adesso, magari, prima di. Guardiamo quanto dura. Un'ora. Quindi è un gioco da una live. Quindi potrebbe essere un parallelo, scelta particolare, non so se mi piace, non lo so. Tutto dipende, Neria, da come è scritto. Perché io posso fare una storia dall'altro punto di vista. Siccome si chiama Repentant, si suppone che sia una storia di redenzione, tra virgolette, e quindi magari non è morto e si pente di quello che ha fatto. Spero che ci faccia luce sui problemi che diceva di avere in questa versione. Io spero che non sia un modo per dire, per annullare il passato. È sicuramente molto rischioso, sono d'accordo, Caron. Repentant, non Repentance. Sono d'accordo che sia molto rischioso, però sono anche disposto a vedere se uno ha fatto un buon lavoro. Magari è morto, dobbiamo torturare l'inferno. È proprio possibile, giusto? Però
Diciamo che può fare. Sono d'accordo, è molto rischioso. Sono d'accordo che sia molto rischioso. Però sarei tentato di giocarla e provarla, questo Repentant. E vedere se hanno fatto un buon lavoro o un pessimo lavoro. Giusto? Quindi adesso vediamo. O la facciamo sabato dopo Isaac, ma non credo. Credo la faremo settimana prossima. Magari mi preparo già cosa giocare dopo, se dura veramente solo un'oretta. Però è particolare, per questo che dicevo, non volevo giocarla finché non avevo giocato quella prima interamente, perché mi sembrava rilevante vedere cosa era successo in quella prima, ok? Io ne avevo giocato un pezzo per la recensione, che in realtà ho scoperto poi che non mi ricordavo niente perché l'ho giocata quando è uscita. E Little Kite, se volete, vi dico quando è uscita. Aspettate, Repentance è uscita nel 2018, esatto, agosto 2018. Pensate a quante costa chiave che non ho. E l'altro 2017, settembre 2000, io l'avevo giocata nel settembre del 2017, quindi non mi ricordavo nulla. Mi ricordavo che dovevamo cercare dei giocattoli, mi ricordavo che il bambino andava nel mondo onirico, mi ricordavo che c'era l'ascensore, ma che c'era, e mi ricordavo che dovevo trovare la presa giusta tra quelle che tra quelle rosse, ma era ovvio, quindi non ricordavo nulla. Alla fine sarà così o pessimo o ottimo, come un argomento del genere difficile che se ne vedi in mezzo. Sono d'accordo, Deria, sono d'accordo. Però se vi va ce lo vediamo assieme la settimana prossima. E magari guardo già quale avventura grafica iniziare dopo. Ne cerco una magari che non siano 60 ore. Avevo fatto tanto, sì, assolutamente. Ero arrivato a quando lei usciva di casa. Non ho fatto la parte dell'ascensore, non ho fatto tutta quella roba lì, non l'ho fatta. Poi non mi ricordavo assolutamente nulla. Però da quello che avevo visto, avevano litigato, lui non era ancora stato così tanto dimostratamente violento, ok? Volevo vedere qual era la storia, perché mi sembrava giusto vederla prima di vedere il gioco successivo. Mi ricordo che non era un'avventura che avevo detto io che schifezza, e quindi che avevo detto al diavolo. E il tema secondo me era interessante da affrontare. Quindi direi che settimana prossima ci giochiamo assieme questo Repentant e poi vediamo con cosa proseguire, perché se dura un'ora, dura un'ora. E quindi, come dire, mi devo preparare già qualcos'altro. Probabilmente lo dico perché ha seguito questa live e quindi magari vuol vedersi di seguito la settimana prossima, martedì. Domani sera andiamo avanti con The Medium. Giovedì andiamo avanti con Persona 4. Io vi ringrazio della compagnia, vi ringrazio delle chiacchiere, ringrazio Pixel from Hell del ride, del mini ride. Noi ci vediamo domani sera, credo con Medium. Forse vorrei dargli ancora un'opportunità a questo Medium. Anche se era piacevole, ma non eccezionale. Devo dire che la meccanica dello scappare dal mostro mi aveva già stufato. Poi, se vediamo che non ci piace, lo fermiamo a metà e facciamolo Repentant domani sera, il diavolo tutto e tutti. Buonanotte a tutti e a tutte. Ciao!